Lo stato di emergenza non ha quindi ragione di essere, non può essere mantenuto, non può essere prorogato. Il nostro è un appello al governo e soprattutto al Parlamento, espressione della volontà popolare, ad interrompere al più presto le misure liberticide, a revocare al più presto il Green Pass, a consentire ai cittadini italiani di tornare alle libertà costituzionali. Un messaggio forte e chiaro, quello che arriva da Beatrice Marinelli, laureata alla Bocconi di Milano e specializzata in discipline economiche e sociali, nonché cofondatrice e portavoce del comitato E ora basta Italia. Beatrice non solo ha detto la sua sulle norme imposte dal governo, ma ha ripercorso anche le tappe di questo ultimo anno di pandemia, con le limitazioni che hanno colpito tanti settori. La ristorazione, il turismo, lo sport e lo spettacolo, fino alla fascia giovanile con l'imposizione nei primi novembre 2020 delle mascherine agli studenti, pure se seduti al banco e distanziati. A primavera poi è sopraggiunto l'obbligo vaccinale per i sanitari, al quale è seguito quello al mondo della scuola e di recente ai lavoratori pubblici e privati, dipendenti e autonomi. I DPCM autunnali hanno portato l'anno scorso a importanti manifestazioni, come quella che si svolse proprio il 27 ottobre 2020 a Civitanova Marche, che è la mia città, con 1.200 persone in piazza, provenienti da tutte le province della nostra regione. Oggi, a un anno di distanza, in un climax ascendente di restrizioni e di limitazioni delle libertà personali, in particolar modo dei lavoratori, assistiamo a questa introduzione forte, massiccia del Green Pass, della tessera verde. E quello che viene presentato oggi come uno strumento per ritornare alla normalità, appunto il Green Pass, non è altro che il limite ormai ampiamente valicato di ciò che era tollerabile nella costrizione delle libertà costituzionali. Il diritto al lavoro, il diritto allo studio sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione, diritti fondamentali, diritti assoluti. Dal latino absoluto, sciolto da ogni condizione. E qui Beatrice fa riferimento al vaccino o al tampone, le due condizioni per l'esercizio dei propri diritti fondamentali. In questi giorni si sta parlando di una eventuale proroga dello stato di emergenza e di conseguenza anche del Green Pass. Che cosa ne pensa? Le scelte che sta portando il governo Draghi, in assoluta continuità con il Conte 2, sono delle scelte che ormai agli occhi di tutti non hanno più carattere sanitario. Sempre più si sta affermando questo che è a tutti gli effetti un regime, proprio perché le imposizioni sono sciolte da qualsiasi logica politica, razionale, men che meno sanitaria. Proprio la settimana scorsa, il 19 ottobre, l'Istituto Superiore di Sanità ha emesso un report aggiornato delle morti considerate per Covid, con una rettifica importante e sostanziale dei dati finora noti. Non sono 130.000 come ci è stato raccontato finora, ma solo 3.783 i morti di Covid. Questo dato è contenuto nel rapporto aggiornato dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato e verificabile sul sito stesso dell'Istituto. Questo, ha spiegato la portavoce, significa che tutte le restrizioni che abbiamo vissuto da un anno a questa parte sono misure non comprovate da necessità sanitarie e da dati oggettivi, scientifici, inconfutabili. Verrà il momento in cui analizzeremo e capiremo di chi sono le responsabilità degli errori commessi, dei dati trasmessi, dei tamponi che evidentemente hanno prodotto falsi positivi e quindi dei numeri abnormi rispetto alla realtà. Verrà il momento in cui capiremo di chi è la responsabilità di chiusure selvagge delle nostre attività e della riduzione della nostra possibilità di lavorare e di studiare liberamente. Adesso è il momento di prendere una rotta diversa, di tornare alla libera espressione dei nostri diritti, di tornare a una possibilità di lavoro, di fare impresa, di studiare, di confrontarsi, di vivere secondo quelli che sono i dettami della nostra Costituzione. La proroga dello stato d'emergenza non solo non è necessaria, ma è assolutamente dannosa, ma rischia di mantenere in piedi un sistema di norme liberticide, di restrizioni che non hanno alcun senso logico e anzi comportano una riduzione indelebile delle libertà dei nostri concittadini.